Emanuele imprudente, la notte è ancora lunga, i dati arrivano man mano, qual è la situazione? Siamo in attesa di capire quelli che sono i dati, diciamo, più o meno definitivi. Siamo ancora sulle proiezioni, siamo ancora su un dato che è completamente in evoluzione. Un dato certo, il centrodestra vince le elezioni, Fratelli d'Italia prende il risultato e poi il resto del centrodestra, insomma, che supporta quello che è il dato generale del centrodestra. Vi aspettavate qualcosa di in più come Lega o comunque credevate che ci potesse essere questo tipo di risultato? Beh, no, innanzitutto aspettiamo quello che è il dato vero, il dato definitivo. Chiaro che noi paghiamo lo scotto del governo Draghi, comunque alcune misure che siamo riusciti a scongiurare grazie alla nostra presenza, ma non sono state capite dai elettori, volevano sicuramente una posizione più netta. Noi l'abbiamo fatto negli interessi degli italiani, sperando che ci fosse anche una comprensione da parte del nostro elettorato. Invece questo non si è verificato, sembrerebbe, con tutti i condizionali, aspettiamo, però ecco, c'è un elemento importante: il centrodestra dopo 15 anni vince le elezioni e governerà il paese.